Walter Tronconi, armatore del Gran Soleil 43M Raffica Cube, armatore timoniere immagino. Sì, armatore timoniere, esatto. Barca che mi dà un sacco di soddisfazioni, regattiamo, siamo un gruppo di amici con delle persone però molto capaci, perché è gente che è sempre andata in mare, e ci togliamo un sacco di soddisfazioni con questa barca che ci siamo fatti fare io e mia moglie, sia per la crociera sia per la regata, secondo quelle che erano le nostre esigenze. A parte, intuisco che regata con un bel gruppo di amici, perché vedo che terminata la regata, mi sembra questo il giusto spirito magari anche di una Gran Soleil Cup, o no? Certo, sì, l'equipaggio è questo, siamo tutti amici, l'equipaggio di solito sono 10 persone, siamo una quindicina, a rotazione, poi 3-4 fondamentali ci sono sempre. E ripeto, è bello, questa esperienza è stata piacevole, è la prima volta che faccio la Gran Soleil Cup, e non è molto perché prima avevo altre barche, devo dire che sono molto contento di questa barca, molto molto contento, la manifestazione è bellissima, quindi... Durante questa manifestazione si parla appunto di questo compromesso tra regata e veleggiata, però voi siete uno spirito agonistico, come vi trovate in questo contesto? Ma sicuramente bene, presa con lo spirito giusto. È giusto perché dà la possibilità anche a tante persone che non hanno minimamente idea di qual è il mondo delle regate, di avvicinarsi, di poter apprezzare anche certi momenti, insomma, quando l'adrenalina, il contatto, la vicinanza, le barche, secondo me è una cosa veramente veramente piacevole. Cioè, io amo lo sport, ho sempre amato lo sport, mi piace l'adrenalina. Col passare degli anni ovviamente certi sport diventa un problema farli, la vela mi consente di provare ancora queste sensazioni, quando è così con tante barche, col vento giusto, perché oggi comunque c'era anche una discreta aria in partenza, quindi è piacevole, divertente, veramente divertente. Allora approfittiamone un attimo per anche uno spunto proprio tecnico, agonistico della regata. Voi siete arrivati sulla linea del traguardo secondi, seconda posizione in tempo reale, poi vediamo un po' con i compensi, e insomma questo Paolissima è andata via un bel po', insomma è stato un po' un primo in solitario. Come è andata? Come l'avete vista voi? Avete provato ad attaccare? Era impossibile? Anche in previsione della prova di domenica pure. Allora, è un 58, noi siamo un 43, quindi sono 15 piedi di differenza, e con queste condizioni ovviamente si allunga e la velocità è decisamente superiore. Noi ci siamo difesi bene sulla bollina stretta perché chiaramente la barca è più, la nostra è più performante, poi appena c'è la possibilità di scendere ovviamente o di poggiare di bollina, ovviamente con tutta la lunghezza ha una velocità diversa da noi. Ha un buon compenso, quindi credo che abbia fatto due primi, quindi senza possibilità di lasciare dubbi. Poi devo dire che sulla poppa siamo stati impegnati con Miura, stati impegnati praticamente tutta la, e quindi dovevamo difenderci per evitare che ci coprisse, quindi un po' secondo me qualcosa abbiamo perso, però è stato divertente, quindi... Va bene così. E con Miura attaccati tutta la regata, state francobollati uno all'altro dall'inizio alla fine, è stato pazzesco. Certo, a parte che lo conosco e volevo arrivargli davanti e ce l'ho fatta.